Teatranti. Grazie. Nancy 100, è il caso di dirlo. Nancy 100. E 2024 è un anno speciale per te. Ah beh sì, sì, divento adulta. Nel senso che 100 perché sono, senti come ridono, perché lo sanno. La verità è che compio 60 anni il 10 aprile. Grazie. Volevo dirvi, vero? Io ho il punto vita che mi salva. E in più saranno, sono 40 anni che faccio questo mestiere, per cui 60-40 fa 100, e più questo 100 è 10 volte 10, che è il mio numero totem, per cui andrà bene per forza. Ma non un anno, l'intero decennio. Scusate, allora, le spalle. Facciamo un ripassino, vediamo cosa si ricorda la gente di te. Per strada, così. Okay. Nancy Brilli, sì, sì, sì. Nome vero non lo so, però è un nome carino. No. Credo che sia un nome d'arte. Penso sia un nome d'arte. Il suo nome originale? Nicoletta. È nata in un paesino vicino Frosinone. Dovrebbe essere nata a Roma. C'avrà una cinquantina d'anni? Ma io penso l'età nostra, io ce ne ho 57, penso 57-60. Credo che sia intorno al 65-70. 1,70 non ci dovrebbe arrivare. Allora, Nancy Brilli, secondo me un po' i capelli li ha un po' sistemati, sì, qualcosina. Magari un po' riflessata, pesciata, ma è chiara. C'è un figlio, un ragazzo, adesso non mi ricordo però con quale marito, perché è stata sposata un paio di volte, credo. No, mi pare che adesso sia single. Nancy Brilli è anche pittrice tra le sue varie capacità. È un'attrice che mi piace. Ah beh, Febbre da cavallo. Commessa su Rai 1. Compagni di scuola, sì. Poi ha fatto anche teatro. L'ho vista all'esordio con lo spettacolo al Sistina. L'ho vista la bisbetica domata. È una persona solare. Mi piacerebbe essere sua amica. L'abbracci credo e un bacetto perché è carina. Nancy, sei meravigliosa. Complimenti per tutto. Bello, bello. Mi fa un po' ridere questa cosa. Che pensino che sia il mio nome d'arte. Svelaci questo mistero. Nancy, allora, una volta per tutte. Nancy, che cos'è? Il tuo nome d'arte o il tuo nome vero? No, è il mio nome vero. È una lunga storia che farò breve. Una carissima amica di mia mamma faceva la suora e si chiamava Suor Mary. Voleva invitarla al mio battesimo, solo che lei era, non so come esattamente, di mezza clausura, per cui non poteva, era la sua insegnante di francese, e però le chiese di darmi il suo nome da ragazza, prima di diventare suora. Sì, prima di diventare suora, lei si chiamava Nancy, e per cui mi chiamarono Nancy. Mio padre andò all'anagrafe per registrarmi, e c'era un funzionario piuttosto romano, piuttosto ruspante, diciamo, e che disse: oh, sta ragazzina, o gli date un nome che si scrive come si legge, o se no io cambio io. E allora uscì fuori questo Nicoletta, non so da chi, per cui Nicoletta Nancy divenne tutto un nome. Poi a un certo punto della vita, tipo fine anni 90, venne fuori una virgola tra Nancy e Nicoletta. Chi ce l'ha messa? Chi lo sa? Qualcuno che sia felice, lontano da noi, e mi sono ritrovata soltanto Nicoletta. Però avevo... nella realtà tu ti chiami Nancy, Nicoletta, Alina, Ortensia, dei Conti, Brilli, Peri. Brilli, Brilli, basta. Devi prendere il respiro per dire tutto il tuo nome per il sì. Sì. Praticamente. Poi invece piaceva tanto, Nancy Brilli piaceva tanto a Galinei, diceva: ah, sembra un nome di Paillette. Dico, va bene. Allora... Ah, in effetti sembra un nome d'arte, ma ti ha portato bene. Però a me la cosa che più mi ha incuriosito di questa biografia fatta per strada... Carine, è che, signore. Sì, si ricordano che comunque tu nasci pittrice con questa passione per la pittura. Beh, io ho fatto l'istituto d'arte, facevo grafica pubblicitaria e fotografia, dipingere era previsto, disegnare era previsto, e l'ho sempre fatto, ma per me. Però poi questa roba la buttavo, me la dimenticavo, la regalavo. Non gli davi troppo importanza. Non gli davo nessuna importanza. E poi invece
un certo punto ce l'ha avuta. Guardatevi che belli questi dipinti, dove ci sono soprattutto soggetti femminili. In questi sì. Sì. Che cosa ci racconti tramite la pittura? Queste donne cosa ci trasmettono? Che tipo di donna ti piace rappresentare? Sono donne che in realtà si negano, perché nessuna di loro si vede, però sono tutte donne che stanno comode con il loro corpo. E soprattutto questa è importante per me, la scrittura. Tutti i quadri hanno qualcosa scritto sopra. Se tu vedi la mia scrittura è molto diversa da questa qui, che è tutta un po', sembra stenografia. E io quando finisco un quadro mi metto davanti al quadro e aspetto che mi venga da scrivere. Scrivo velocissimamente qualcosa che neanche so, che poi dopo, pensa, la prima volta mi ha dovuto aiutare una studiosa di grafologia perché non capivo che cosa ci fosse scritto. E poi sono poesie. E ecco, quindi c'è arte nell'arte. Arte nell'arte, però bello. Quello è proprio spontaneo, non so. Come un gettito di coscienza. Come una scrittura automatica. Cosa c'entra però in tutto questo Mollica, Vincenzo c'entra Mollica? Tanto. C'entra tanto, volevo vedere se lo sapevi tu o te lo dicevo io. Vincenzone adorato. Possiamo fare un applauso a Vincenzo Mollica? Claudio gli ha fatto fare tante cose belle. Lui vide i quadri e disse: ma tu devi assolutamente fare una mostra. Io non ci credevo proprio, e invece mi convinse, e alla fine fece una mostra al Vittoriano qui a Roma, per cui è il primo che ci ha creduto. Bello. Peraltro, sì. Peraltro tra queste donne ce n'è una, Elisabetta, selezioniamo l'immagine che mi ha colpito tanto anche nell'impatto visivo, insomma è la grande Alda Merini. Chissà intorno a lei quindi a questo punto quale poesia ti è uscita? Questo veramente non lo so e vorrei anche non saperlo, perché non, cioè, mi posso vergognare per tutta la vita di fronte a Alda. Però questo quadro lo feci vedere alle figlie e non erano contente. Alda amava molto esporsi, era una che non aveva nessun tipo di problema con il suo corpo, invece le figlie non volevano che si vedesse il seno, che si... poi in realtà è molto casto questo, sì. Però non volevano che si vedesse la scollatura, mi chiesero di farlo tutto nero fino a qua, per cui ne esiste un'altra versione casta, molto, troppo. Non era lei. No, non era lei, perché lei posava così, parlando che conosce anche l'opera di Alda Merini, non c'è vergogna nell'erotismo di cui scrive, anzi è molto legato alla spiritualità ed è stata una donna gigantesca anche in questo senso, no? Bella, sì. Ma un pensiero, una qualità di pensiero straordinaria. Mi chiedeva di metterle i rossetti. Ti rivediamo mentre canti con lei, te lo ricordi quel momento? Che emozione. Eravamo da Vincenzo e lei a un certo punto ha cantato. Beh, vediamolo, poi dopo lo commentiamo, perché sennò spoileriamo. Vai. Femmina, sei dolce come un zucchero, però sta faccia d'angelo e serve pai cantare. Esibirsi, però era un po' inibita in questa cosa, la televisione. A un certo punto dice: ma mi fai cantare? Beh, cantiamo, che vuoi cantare? Ma la femmina però comincia tu. Vabbè, allora comincio io, e poi ha cantato tutto il pezzo. E poi da quel momento voleva cantare sempre. È fortissimo. Poi quella era una bellissima trasmissione. Dicevi che c'era anche Vincenzo Mollica? Era una trasmissione di Vincenzo e lui ha fatto da tramite. Vincenzo ha una caratteristica, è stato capace per tutta la sua carriera di unire i talenti, metteva insieme le persone che di riconoscerli? Lui,
e metterli insieme e fargli fare delle cose. Nella stessa trasmissione c'era sempre Alda, c'era anche Dalla, c'era Milo Manara, c'era, facevamo, ognuno faceva una cosa. E sul perché ci fosse anche Nancy insieme a Milo Manara vi racconteremo dopo la pubblicità. Sono contenta di averti qui alla mia trasmissione perché sei una donna così bella, così intelligente, così simpatica che è raro trovarne. Provi? Mi trovo perfettamente. Volevo dirti che mi trovo perfettamente a mio agio intervistante, avrei tante cose da chiederti. Ma siccome non voglio dirti niente, facciamoci la cosa. Attenzione! No, però mi piaceva, ti dico la verità. Mi piaceva. Essere intervistata. Volta facciamo così. Che, io volentieri. Così finalmente dico due cose pure io, che non dico mai niente, no? Non vi racconto mai niente di me. Non morite dalla facciamo voglia di sapere. L'angolo della domanda a Francesca. Cioè, ognuno di voi si porta da casa una domanda, gliela fate, lei non vi risponde e andiamo avanti così. E andiamo avanti, è un bel format. Un successo strepitoso. Tante domande e nessuna risposta. Grazie, arrivederci. Ma quante volte può succedere, no? Che gli ospiti arrivino con delle risposte preconfezionate. Quanto ti irrita? Che tu... No, più che altro mi dispiace per loro, ma non è il tuo caso. Signora. Sto per farti delle domande che ti sono già state fatte in passato. Andremo a confrontare le risposte. Bene. Speriamo. Visto che ogni decade per te è molto speciale, andiamo con la prima domanda d'epoca. Sei capace di recitare nella vita? Sono capace, ma non mi va più. Secondo me l'idea di raggiungere una certa età è anche l'idea di libertà, per cui magari sto più tranquilla con quello che dico. Andiamo a vedere come hai risposto qualche tempo fa. Oddio, l'avrò detto. Non sono tanto capace, non sono proprio, anzi non sono proprio capace nella vita di recitare, invece farebbe un po' bene. Perché delle volte essere così diretti, così immediati, non fa bene. Io poi sono anche piuttosto incapace nel capire le persone, proprio per questa mia immediatezza. Immagino che gli altri facciano la stessa cosa. Non ho imparato niente, praticamente. Ho imparato... Senti, io ve lo dico, tra un po' mi si stacca la ciglia finta, la piglio, la butto, signori, prendetela al volo che chi la prende gli do 10 euro. No, perché, capito? Va bene così. Siamo senza filtri, cara. Diciamo di tutto. È una giornata così. Seconda domanda d'epoca. Una donna bella suscita invidia e gelosie. Tu sei una donna invidiata? Mi è successo tante volte di essere invidiata. Speriamo che tante persone invidiose si diano una calmata. Dice ormai c'è una certa, mo lasciamola sta. Può essere che no. Mi auguro, immagino, spero. Vediamo come hai risposto prima. Cavolo detto. Io ho una grandissima fortuna, io piaccio alle donne, e alle donne a cui non piaccio sei simpatica. Sono quelle a cui non vorrei proprio piacere perché loro non piacciono a me. È proprio un determinato tipo di donna che non mi può vedere. Vero. Bene. A questo punto è un tipo di donna che a me non piace. In genere sono delle signore che usano la loro avvenenza, diciamo così, il loro essere seduttive per arrivare, per sorpassare le altre donne e arrivare a meta certo. In maniera un po', che direi un po' che non mi piace, ecco. Ok, è arrivato forte e chiaro il messaggio. Penso che abbiamo gli stessi gusti in questo senso. Di questo sono certa. Sei molto amata dalle donne, però anche perché quelle che senz'altro in te riconoscono una certa... Io faccio pena.
No, riconoscono invece il fatto che tu stimi le donne e le aiuti, soprattutto quando sono in difficoltà, fai parte da tanto tempo anche di una onlus, dai una mano a questa realtà per tirare fuori dalle situazioni di violenza molte donne che si trovano in contesti difficili, difficilissimi. Sì. Sei andata anche una volta a prendere proprio a casa una tua amica e l'hai tirata fuori dal baratro. Ho pure preso una scarica di botta perché questa mia amica era purtroppo era bloccata in questa situazione. Lei era cosciente del fatto che se ne dovesse andare, ma non riusciva a lasciare quest'uomo che la picchiava. La picchiava e l'ennesima volta che l'ho visto un occhio nero sono andata a casa e me la sono andata a prendere. Mi è arrivata una pizza. Alta, hai preso però le botte l'ho portata anche tu? Via. Sì, non ha avuto il coraggio di denunciare, ma era parecchio tempo fa, mentre adesso le persone sanno più come muoversi, perché tante volte una non sa proprio che cosa deve fare e dove deve andare. È vero, è vero. Permettimi di ricordare il numero antiviolenza che è il 1522, che recentemente ho fatto una campagna in cui sponsorizzavamo questo numero, gratis perché beneficenza uguale gratis per me, senza polemica, e è quadruplicato il numero di persone che chiama questo numero, perché una deve sapere a chi rivolgersi, magari nell'ambito familiare ti vergogni, non vuoi compromettere comunque il nome dell'altra persona. C'è qualcuno che ascolta. Le donne hanno bisogno di ascolto, le persone hanno bisogno di ascolto. Secondo me è la cosa che manca di più in questo momento, l'ascolto dell'altro. Sono d'accordo. Le persone ti parlano sopra, tu come stai? Insomma, glielo dici perché ti cominciano a raccontare la storia loro. Ma magari solo i fatti loro, quelli del pianerotto, la signora di sotto, quello di sopra, perché c'è il cugino di mio zio. Parliamoci, ma hai chiesto come sto? Ascolta quello che ti dico e avrai la stessa cosa. Funziona sempre così, Tratta gli altri come vorresti che essere trattato tu. Regola aurea di tutte le religioni, poi, insomma. Altra domanda d'epoca, ti fu chiesto quale parte di d'epoca, Dio... sono come una vecchia Rolls Royce. No, no, d'epoca allora, è anche... aumento di pregio con il tempo che passa. Questa è una domanda che io personalmente non ti avrei mai fatto, però questo ci dice molto anche di come cambia anche la televisione e di come cambiano certi approcci, diciamo. Qual è la parte del tuo corpo che ti piace di meno? Vediamo come hai risposto allora. Già lo so. Beh, i capelli. I capelli? Sui quali non ho nessun controllo. Perché cioè, sono ricci. Come le capre. E quindi si ribellano. Allora, infatti, spero sempre che la gente, che sia umido, spero che le persone respirino poco, perché l'umidità dell'alito me li fa ricciare. Sì, infatti. La verità, oggi volevo farmi tutto con una messa in piega, poi ho fatto tardi perché... Lo posso dire, tanto siamo tre signore. Mio figlio mi ha portato una cosa così di bucato. Dice, mamma, mi stiri. Dico, ma proprio oggi che non c'è la signora che ci aiuta, che devo andare in televisione, che mi aspetta. Mamma, come fai a dirgli di no? Prima di venire qui ho stirato una montagna di panni. Col vapore. Ecco. E quindi c'avevo qua davanti una cosa così. Ha detto, uscita riccia, vado per riccia. Noi, ma non solo. Mi per piaccio. Noi invece. Sì. Cioè, il pubblico prezzolatissimo, secondo me. Beh, il tuo fascino, la tua bellezza, la tua avvenenza, ma anche quello che trasmetti, ce l'ha restituito in un personaggio di fantasia, Milo Manara. Ah, sì. Beh, che mi ha fatto bruna. E ti ha fatto anche riccia, però, nel sì. personaggio di Molly Malone. Molly e riccia erano Milo Manara e Ugo Pratt insieme, che hanno fatto il Gaucho. Ma che grande onore, però, Sì, francamente. Certo. In effetti. E mi hanno fatto fare anche cose turpi, ma tanto l'hanno fatto fare a personaggio. Io...
Ma sì, vabbè, poi rientravi nell'immaginario, però a proposito, insomma, di chi riusciva a vedere tutto, di sensualità e di femminilità e di libertà, è un grande privilegio, credo, finire nella collezione di Roma. Sì, poi ho dei di disegni Roma, bellissimi, tra l'altro, che mi hanno regalato, per cui, insomma, bello. Una bellissima cosa. Anche questo grazie a Vincenzo, perché Vincenzo mi ha presentato Milo, che gli è venuta in mente questa cosa, ha chiamato Pratt, hanno fatto per 3.14, è venuta così. E quindi io penso che sia arrivato il momento di dirlo. Che? Apriamo la ruota. Apriamo la ruota. Diciamo che cosa ti fa venire in mente? Insomma, a me è un regalo, Natale, no? A me è Natale. Sì, Natale, sì, se vuoi. Natale tutto l'anno, quando arriva arriva, dicevano. Proviamo ad aprirlo. Cosa ci potrebbe essere qua per te? Non ne ho la più pallida idea. Suggerimenti da casa? Cosa potremmo aver regalato? Che cosa mi hanno regalato? Nancy. Come? Dell'intimo? Vabbè, ma non mi pare il caso. Adesso io scusi, io so che lei è del Toro, quindi c'ha un pochettino questa... Perché prima lo diceva, che segno sei, ha detto tutto il Toro ha questa... Però, ma ti pare che mi regalano le mutande sul Rayo? Scusa, con tutto il bene. Una piastra per i capelli non mi permetterei mai. Perché no, anzi, no. Sarebbe molto apprezzata. Un vinile? Un dipinto, effettivamente potrebbe essere qualcosa che ha a che fare con la pittura, con... Lo dico io, dai, apriamo? Lo sì, apro? Sì, sono molto curiosa, non mi aspettavo un regalo. Eccolo. Questo è d'epoca, è da collezione, la nostra Nancy disegnata da Milo Manara. Ci sono tanti disegnatori all'interno che erano, se no... Perché c'era poi questa cosa con... A cura di Vincenzo Mollica. Sì. Io sfoglio, apro, vado a cercare... Ah, questo mi piace molto. Questo guarda. Ce l'ho io. Copro altre immagini, però questa è proprio Nancy, anche bionda. E questa qui. Era lei, che Molly Malone, che... Che diceva, qui non c'è nessuno. Sì, boh, chissà chi era, non so. Beh, questo per grazie. Dire che Nancy... Grazie. Questo è tuo. Cinema, televisione, sei stata una donna e sei una donna a cui pensare e anche da imitare, quindi la prossima volta l'intervista me la fai tu a me, ok? Molto volentieri. Nancy Brilli! Grazie.